Ciao e benvenuto su Mondo Cane. In questo nuovo video scopriremo i pro e i contro del possedere una razza come quella del Doberman, così da poter valutare bene prima di adottarne uno. Prima di iniziare ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Doberman è un grosso cane dalle origini tedesche, noto soprattutto per essere un perfetto cane da guardia. Si tratta di un cane intelligente, energico, molto affettuoso, ma anche molto protettivo verso il suo nucleo familiare. Se vuoi saperne di più su questa razza, sul nostro canale è già uscito un video chiamato Doberman, cosa sapere, che ti invitiamo a recuperare. Quando si parla di Doberman, c'è sempre chi storce il naso, per via di leggende del tutto infondate, che lo descrivono come un cane aggressivo. Dagli anni 70 hanno iniziato a circolare fake news legate al fatto che questi cani, all'età di 7 anni, impazziscono, diventando irritabili e incontrollabili. Nel tempo, questo ha intensificato molto la paura sulla razza, portando a credere che la follia fosse dovuta alla fuoriuscita del cervello dalla scatola cranica. Ovviamente sono tutte quante sciocchezze! Oggi parleremo dei pro e dei contro di questa razza, quindi iniziamo subito con i pro. Numero 1. Il Doberman è un cane dall'amore infinito verso la sua famiglia. Questa razza, nonostante il suo aspetto da bullo, è molto legata alla sua famiglia. Si tratta di un cane tremendamente dolce e affettuoso, soprattutto con il padrone, che venera e difende con tutto se stesso, in qualsiasi situazione. Numero 2. Si tratta di una razza molto dolce con i bambini. È un ottimo compagno di giochi per adulti e per bambini, ovviamente a patto che vi sia rispetto reciproco. Bisogna insegnare ai più piccini come relazionarsi correttamente al cane, soprattutto nel caso di razze della stazza importante. La supervisione di un adulto durante le interazioni fra i due è fondamentale. Numero 3. Sono dei perfetti cani da guardia. Alcuni considerano questa razza come la migliore razza da cane da guardia del mondo canino. Eccezionale, sicuro di sé, coraggioso e soprattutto leale verso la sua famiglia. Non servirà addestrarlo, agirà autonomamente in caso di pericolo guidato dal suo istinto. Prima di procedere con i contro, facci sapere con un rapido commento qui sotto quale di queste elencate è la tua caratteristica preferita. Ora procediamo con i contro di questo cane. Numero 1. Sono dei cani molto diffidenti. Faranno davvero tanta fatica ad andare d'accordo con gli sconosciuti. Si mostreranno da subito diffidenti, per cui è importante fargli fare fin da cuccioli dei percorsi di socializzazione con umani ed animali. In caso avvertisse un'ipotetica minaccia, attenzione, perché non reagirà di certo in modo pacifico. Numero 2. Sono dei cani iperattivi. Il Doberman è un cane che non sta mai fermo, è sempre attivo e molto sportivo. Ha bisogno di un'intensa attività fisica e di lunghe passeggiate, altrimenti sfogherà le sue energie in altri modi, tipo distruggendo tutta la casa. Questa non è una razza per persone anziane, sedentarie o spesso impegnate. Numero 3. Non è una razza adatta a tutti. Il Doberman non è un cane adatto a qualsiasi proprietario, anzi, è fortemente sconsigliato per padroni alle prime armi. Bisogna essere consapevoli delle sue caratteristiche e delle sue esigenze, adottando un comportamento fermo e deciso per fargli capire subito chi ha il comando. Dei percorsi di addestramento e socializzazione seguiti da un esperto del settore sono fondamentali. Nel video di oggi hai scoperto tutti i pro e i contro sul Doberman. Pensi di riuscire ad occuparti di questa razza? Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se hai imparato qualcosa di nuovo, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato sul nostro canale dedicato al fantastico mondo dei cani. E se questo video ti è piaciuto, commenta scrivendo quale vuoi che sia un'altra razza da analizzare pro e contro nel prossimo video. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!